Sono una zingara. Sono varie centinaia, tutti zingari, donne, bambini, giovani, anziani. Guardano con occhi sbarrati. Qualcuno sta dicendo con un megafono che i medici hanno bisogno di alcuni di loro per condurre esperimenti. Esperimenti assolutamente innocui. Poi sarete liberi, aggiunge. Nessuno si muove, nessuno si fa avanti. Qualcuno perde la pazienza, facendo delle SS di scegliere a caso una quarantina di zingari. Anche qualche bambino. I più urlano e piangono quando li avvengono verso la camera per gli esperimenti con il gas fosgene. Prima di spingere gli zingari nella camera da esperimento, Hirt somministra ad alcuni l'utropina per bocca endovena, mentre agli altri non somministra nulla, affinché servano per il controllo. I detenuti entrano in coppia nella camera, la porta si richiude e schiaccia un paio di fiale da 2 cc piene di fosgene liquido. Nell'aria si sviluppa immediatamente un odore di mandorle amare, il gas fosgene. Appena avvertono l'odore, i prigionieri si precipitano contro la porta, supplicando i guardiani di lasciarli uscire, picchiano sulla parete liscia delle stanze, imprecando, e mostrano intanto segni di soffocamento sempre più gravi. Vengono lasciati lì, per 20 minuti, e poi fatti uscire. Alla visita medica, quasi tutti gli zingari mostrano segni di cianosi e difficoltà respiratorie. Per alcuni di essi è necessario ricorrere, per farli sopravvivere, alla somministrazione di ossigeno. Sono morta nel 1944. Ma noi Rom e Sinti siamo come i fiori di questa terra. Ci possono calpestare, ci possono eradicare, gassare, ci possono bruciare e ammazzare. Ma come i fiori, noi torniamo comunque, sempre.